Dopo 4 anni di chiusura del Pala Congressi di Agrigento arriva la svolta. Approvato all'ARS l'emendamento alla finanziaria presentato dai parlamentari Enzo Fontana, Michele Cimino e Giovanni Panepinto, che prevede l'affidamento della struttura all'ente parco Valle dei Templi. È una notizia importante per la città e per il territorio, perché ci sarà la possibilità di riattivarlo al meglio, nel senso che la stessa norma prevede che un'aliquota dello sbigliettamento pari al 10% debba essere utilizzato per questa finalità. Ora, i passi successivi naturalmente sono, dopo la formale consegna, valutare le condizioni dell'immobile e predisporre nel più breve tempo possibile un progetto per interventi di ripristino e di manutenzione. Sarà, come dire, un ulteriore impegno per il parco. Ho già preso contatto con il Dipartimento per avere assegnato ulteriore personale e l'istituzione di una nuova unità operativa che si aggiunge a quelle che già esistono per fronteggiare questa nuova evenienza e questa grande opportunità che viene data sia al parco ma sia anche alla città di Agrigento e anche a tutto il territorio. La ipotesi dello sviluppo di un turismo congressuale è nelle corde del territorio. E il fatto che ci sia stata questa cesura di qualche anno nell'apertura del Palacongressi naturalmente non ha giovato complessivamente né all'immagine né all'economia del territorio. Quindi è un impegno gravoso, però lo affrontiamo con la solita voglia che ha dimostrato il parco di affrontare, risolvere i problemi e giovare complessivamente all'immagine del territorio e ai suoi risvolti economici e culturali.